schiavo son dei vesti tuoi, io son tutto tuo se tu mi vuoi. Ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano. Lascia star la mia bambina, via di qua, o marrano. Molto chic, dondolando mollemente il frac. Sotto i prati luna va a cantare la serenata, dove fa la nonna la pinguina innamorata. Oh, bella figlia dell'amor, schiava son dei vezzi tuoi, io son tutto tuo se tu mi vuoi. Ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano. Dell'ala fascista. Un nostro apparecchio Savoia-Marchetti a grande autonomia ha portato dal cielo dell'Urbe a quello di Tokyo il saluto del popolo italiano al popolo nipponico. L'apparecchio, pilotato dal tenente colonnello Moscatelli, 22 volte trasvolatore dell'Atlantico, portata a termine la sua ambasceria, è rientrato in Italia dopo 26.000 km di volo, la più parte compiuta su territori controllati dal nemico. L'apparecchio atterra felicemente in un aeroporto dell'Italia centrale. E i trasvolatori ricevono l'altissimo premio di essere ricevuti all'atterraggio dal Duce, accompagnato dal segretario del partito e dal sottosegretario all'aeronautica. Il Duce, che da poco è disceso dal suo trimotore che ha pilotato da Atene, ha sostato nell'aeroporto per salutare i trasvolatori. Sono presenti anche l'ammiraglio Abe, capo della missione navale giapponese, il colonnello Shimizu, addetto militare e aeronautico, il colonnello Mitsunobu, addetto navale nipponico, l'addetto aeronautico presso l'ambasciata germanica von Vogel. La lettura del messaggio che i ministri della guerra e della marina giapponese hanno affidato per il Duce ai trasvolatori. Il Duce ha manifestato il suo alto compiacimento ai trasvolatori e, preso commiato dalle autorità nipponiche, lascia il campo vivamente acclamato. Trasvolatori.